50 top pizza. Eccole qua. Eccole qua le pizze, le possiamo chiamare, non è una parolaccia gourmet. Va bene, no? No? Ecco, no, eh? Ancora si può utilizzare. Ecco qua il pizzaiuolo al secolo, come si chiama? Francesco. Francesco Papavero. Papavero, come il fiore, sì. Ah, ecco, perfetto. Perfetto, quindi 50 top pizza, siamo nei primi 50, alla posizione? Esattamente la 44. 44, quindi nei primi 50 e diciamo anche al vertice, diciamo in Puglia. Questa è la cosa importante, perché la regione Campania è comunque un'altra parte della pizza adiacente alla Campania, se lo possiamo dire. Ecco qua. Ecco, questo è quello che succede di sera alla Campagnola, uno spicchio della Villa Gambero Rosso. Immagino che questa nuova posizione 44, comunque a livello nazionale, comunque farà rivedere le cose il prossimo autunno. Nazionale, bene, bene. Nazionale. Eh? Nazionale nel mondo. Sì, ecco, la classifica chiaramente ha considerato, è stata presentata a New York, sono stati premiati anche dei pizzaioli all'estero che fanno la pizza anche nello stile di Chicago, come di New York, anche in Europa, a Copenaghen. Hanno premiato tra l'altro un italiano, forse pure pugliese, forse si chiama Puglisi. Ecco, che poi non è detto che sia della Puglia, ecco qua, Puglisi c'è, ecco. E quindi non si è tra l'altro anche stellato, anche perché. Bene, ma lei fa cucina anche i piatti? No, ecco. Cucina c'è il. Cioè, ecco, quindi la Campagnola, sono spariti i titolari che sono poi, ecco, che sono qua con noi, e anche loro chiaramente meritano questo premio. Quindi insomma le sue pizze sono sia gourmet, diciamo, da degustazione, quindi da ordinare in gruppo e mangiare un po'. Sì, da sport pure. Ecco. Sì, sia da sport che. Che per tavoli. Che tavoli, quindi le pizze, diciamo, gourmet, quelle che stanno andando per la maggiore. Ad esempio una che le viene bene. Quella che va per la maggiore è la pizza al capocollo di mattina franca e pomodori secchi. Ecco. Che è quella che avete visto prima. Passare. Quindi è quella che è la più battuta. Ecco, tanto siamo in un posto.